Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre ed oggi vado a fare un nuovo video su Pokémon Trading Card Game Pocket. Dopo il primo video di introduzione vado a dirvi un paio di cose e poi andiamo a sbustare. Perché sì, perché è bello. Mi cuffieggio come al solito e si parte. Ok, eccoci qui nella pagina principale. Intanto vi faccio vedere che nella sezione lotta io sto andando avanti con le missioni, perché mi danno un sacco di clessidre, altre ricompense che servono proprio per il gioco. Un consiglio, andate a vedere qua quale mazzo andrete a sfidare. Per esempio un mazzo di Visauri X, lo so che è ovvio ma vi faciliterà le cose. Dovete usare Pokémon di tipo fuoco, quindi semplicemente andate qui nei mazzi, mettete i miei mazzi, crea il mazzo, create un nuovo mazzo cliccando qua su modifica, mettete auto, fuoco, gli date l'ok e lui in automatico vi darà un mazzo già fatto, ok? Con le carte che avete. Ovviamente voi poi potete andare a modificarlo in base alle carte che vi piacciono oppure no. Per esempio a me vedere le carte che ha in mano il computer mi serve a poco, quindi questo qui lo toglierei per far spazio magari a una pozione, per dire, ok? Ovviamente potete cambiare il case, mettere quello lì a tema, altri secondo me li metteranno più avanti e così via. Vedete, io qua mi sono creato il mazzo lotta, acqua, erba, fuoco, elettro, oscurità, quindi buio e psico. E sto cercando di fare tutte le missioni perché vedete qua tutti gli obiettivi. Io in questo primo, in questa prima lotta per gradi di livello principiante ho fatto tutte le missioni. Tutte le missioni nella lotta per gradi intermedio e farò anche le altre ovviamente pian piano. Per quanto riguarda la sfida contro altri giocatori, per adesso vorrei prima accumulare un po' di carte, fare un bel mazzo come si deve, non uno di questi qui fatti così, e provare a lottare con altri giocatori. Quindi per adesso no, aspettiamo. Una cosa interessante di cui sono venuto a conoscenza parlando con un amico è che esiste il Gold Pack. Sì, avete capito bene, esiste il Gold Pack. Adesso lo metterò qua a video da qualche parte, farvi vedere che cosa ha trovato un mio amico in un singolo pacchetto. E quindi oggi devo sbustare, ho accumulato un po' di clessidre per sbustare insieme a voi qua nel video e direi che possiamo partire, nella speranza di trovare un Gold Pack almeno. Quindi, senza perdere troppo tempo, andiamo qua e apriamo qualche bustina. Io ne voglio aprire una per volta. E andiamo. Voglio aprire questa. Dai. Ah, stavolta è uscito un taglio abbastanza buono. Ok, qui mi sa che non abbiamo trovato nulla. E nessuna novità, direi che abbiamo iniziato alla grande. Andiamo avanti. Sono circa, credo, 11 pack che possiamo aprire. Apri un'altra busta, va bene. Dai, stavolta taglio col naso. No, 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 no. Ok, una novità. Però. Abbiamo iniziato abbastanza male. Speriamo di riprenderci durante il video, dai. Electric, che con una energia dà 40 punti danno all'avversario, direi che non è troppo male, dai. Apriamo un'altra busta. Ti prego però fammi trovare qualcosa di più interessante, perché sennò non è proprio il massimo, eh. Pensavate che avrei girato... Ah, ok. Qui abbiamo una busta girata. Vai, così non abbiamo neanche la cosa di dover sbirciare, cioè di poter sbirciare. Lilligant, questo qui lo sto usando nel mazzo erba, non è malissimo. Rhydon, che però, cioè forte per carità, 120 PS, ha 100 di attacco, ma gli devi dare 4 energie, quindi devi settarlo, ci vuole un po'. Vediamo. Tinamo. Essentially. Va bene, niente, queste pullate, se vogliamo chiamarle così, questo sbustamento sta andando un po' di merda, però noi continuiamo a farlo. Andiamo avanti. Vediamo intanto se nella pesca misteriosa c'è qualcosa di interessante. Questo Marowak ce l'ho già, anche se averne un paio di copie
Male non fa in realtà. Ok, non ho visto niente di interessante, quindi direi che possiamo balzarlo. Tanto ogni tot poi ne mettono altri di pacchetti per la pesca misteriosa. Torniamo indietro. Vai. Voglio trovare il God Pack. Esiste, ve l'ho fatto vedere prima e io lo voglio trovare. La scelta del pacchetto, quello lì che era girato, è stata pessima. Qui abbiamo tagliato le carte proprio malissimo. Un Cloyster che ha un'abilità. Questo Pokémon subisce meno 10 danni dagli attacchi. Ok, sbirciamo, non c'è niente. Via, 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 via. Comunque una carta nuova l'abbiamo trovata. Registriamo nel Pokédex e si va avanti. Dai, apri una nuova busta. Sì, ma dammi qualcosa di interessante, ti prego. C'è una Holo. Sarà un'altra Aerodactyl, visto che trovo sempre quello. No! Un Venusaur. Non EX, ma comunque un Venusaur. Mega assorbimento, cura questo Pokémon da 30 danni. 80 di attacco. Ok. Non male, ma sicuramente era meglio trovare altro. Andiamo avanti. Ah, ok. Siamo arrivati a 250 carte possedute. Ottenute. 250 è il numero di Ho-Ho nel Pokédex nazionale. Può mostrarsi un allenatore puro di cuore spiegando le ali che hanno i colori dell'arcobaleno. La cosa figa è che nelle prime puntate, se non addirittura nella prima puntata dei Pokémon, la serie animata, mi pare che spunti proprio Ho-Ho. Anche se non c'era nei primi 150 Pokémon, nel quale si è basata appunto la serie animata, almeno agli inizi. Quindi è figa questa cosa. Ho-Ho era già nei pensieri del Pokédex. Va bene. Mettiamo Venusaur al suo posto e andiamo avanti. Pullare con il naso di solito mi porta fortuna. Ma che? Ruotiamo dall'altra parte. Dai, questo qua. Apriamo quella sinistra. Cioè, sono andato più dritto che con la destra. Niente. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Un Dragonair. Non male, non male. Anche perché ieri ho trovato il secondo Dragonite. Quindi non è male, assolutamente. Anzi, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, ne ho due copie. È importante avere più copie dei Pokémon, perché trovarlo poi dentro il mazzo, se ne hai una sola copia, è molto complicato. Ancora pochi pacchetti per trovare un bel God Pack. Speriamo bene. Speranza è l'ultima a morire, però porca miseria. Datemi un po' di fortuna. Taglionetto. Niente. Un Jinx, Mincino. Almeno tre carte nuove, ben trovato. Dai, questo pacchetto è già stato migliore rispetto agli altri, ma comunque male male. Arriviamo a 90 carte diverse. Diventano 99 lì. Non ho voglia di guardare il come. Ma noi continuiamo nella nostra apertura dei pacchetti. È ora di aprire la busta di espansione. Il primo pacchetto, voglio, dai. Stavolta lo apro al contrario. C'è qualcosa stavolta. Un Venomoth, un Cubone, un Dratini. Cioè, ne avrò 15 copie di suo Bulbasaur. Magari anche basta, no? Per dire. Andiamo avanti. Forse ne ho 3-4 copie, davvero. Ai. Se non il Gold Pack, almeno fammi trovare qualcosa di interessante che non ho già, magari. Niente da fare, niente da fare. Nessuna novità, che tristezza. Tra l'altro, stavo pensando, se voleste vedere il video tutorial di come si scarica questo gioco, per giocarci prima del 31 di ottobre, raggiungiamo 500 like a questo video. So che sono tanti, però tempo a disposizione ne ho poco e quindi deve valerne la pena. Quindi dovete essere in tanti a volerlo. Non abbiamo trovato niente neanche qua. Dragonair, Grimer, Hetmore, Shiter, Pinsir. Mi sto innervosendo e non va bene. Sto diventando nervoso e non va bene. Vediamo intanto nelle missioni, dovrebbe darci qualcosa per aver... Ah no, siamo saliti di livello. Abbiamo raggiunto il livello 12. Forse ci ha dato altri punti Clessidra. Mi raccomando, riscattate sempre i premi delle missioni.
Oh, sto aprendo più di 10 pacchetti, che cavolo, almeno fammi trovare qualcosa di decente. Voglio aprire questo. Stortissimo. Coughing è molto interessante, ma non abbiamo trovato niente di che. A parte il coughing, che è una novità. Siamo arrivati a 100 carte registrate, tra le comuni e quelle con la stellina. Apriamo le ultime 3 buste e chiudiamo il video. Dove voglio aprire... questa. C'è una holo semplice, 2 Venonat, 1 Slowbro, un Kakuna che non avevamo ed un Articuno. Lancia una moneta, se esce testa il Pokémon attivo il tuo avversario viene paralizzato. Va bene, meglio di niente, ma andiamo a registrarle e apriamo velocemente gli ultimi 2 pacchetti perché mi sono stufato, ho trovato schifezze, quindi mi stanno un po' girando le palle. Apriamo il 7° pacchetto, quindi 1, 2, 3, 7. Un'altra holo. Dragonite. Per 4 volte un Pokémon avversario viene scelto a caso. Ogni volta che un Pokémon viene scelto in questo modo subisce 50 danni. Beh, su Dragonite non mi sembra così male in realtà. Novità comunque che non avevo. Lo mandiamo insieme alle altre carte della collezione e apriamo l'ultimo pacchetto. La speranza per il God Pack è tutta qui. A questo punto del video apriamo stavolta verso destra il 7°. 7. Va storto anche se tu metti il dito dritto. Un'altra holo. Cotton, Kakuna, Scyther, Zebstrika e un altro Articuno. Va bene. Cioè no, non va bene, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Iscrivetevi alle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione e ancora più sotto andatemi a lasciare un bel commento. Io ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!